Una bellissima iniziativa in programma sabato prossimo al Santuario di Belmonte, un gran concerto intitolato Oltre il Tempo. Perché questo titolo e come è nata l'iniziativa? Ne abbiamo tanto bisogno, è una volontà di andare verso un'esigenza umana, affettiva, che in questo momento è venuta meno. Il grande buco affettivo che abbiamo subito ci sta richiamando a un mondo più corale, di cui abbiamo assolutamente bisogno, un calore, un grande calore che ci segua e che ci unisca. Oltre il tempo, perché la musica va oltre le nostre preoccupazioni, va oltre il tempo che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, e in un certo senso lo forma il tempo. In un luogo così straordinario come il Santuario di Belmonte, fare questo concerto diventa un simbolo per la comunità canevesana, e in questo caso anche oltre, noi ci auguriamo appunto in maniera sempre simbolica. Il Coro Arte Musica in questo caso canterà appunto in una compagine che è rimasta sostanzialmente invariata dall'inizio appunto della pandemia, e presenterà appunto un programma che adesso il direttore Deborah Bria vi spiegherà e vi racconterà come si svolgerà questo concerto. Arte Musica, un bellissimo coro, molto giovane e preparato. Sì, allora questo coro è un coro che comprende veramente un territorio molto vasto del nostro canavese, e si spinge all'alto canavese fino al basso canavese e anche alle valli. Comprende una compagine di ragazzi e di bambini che lavorano e si impegnano per riuscire ad esprimere attraverso la musica, attraverso il canto, le loro emozioni. Ed è proprio per questo che questo contesto specifico di questo concerto, che appunto si intitola Oltre il Tempo, avrà modo di poter far esprimere loro quello che è il loro domani, la loro gioiosa partecipazione al domani, attraverso un programma tendenzialmente ispirato alla musica sacra, alla spiritualità comunque che ogni persona, giovane e meno giovane, ha all'interno di sé. È una compagine che ha sempre tenuto viva questa passione anche in questo periodo, lungo periodo insomma pandemico, e quindi colgo l'occasione per ringraziare tutti i ragazzi e le loro famiglie per non avere mai ceduto insomma al non esprimere le proprie emozioni e la propria gioia attraverso il canto e attraverso la musica. Quindi il concerto si terrà sabato 4 dicembre, ore 16, Santuario di Belmonte. Sarà trasmesso anche in streaming, in quanto la capienza della chiesa è piuttosto ridotta, ma sappiamo che questo potrà avere un eco incredibile grazie al web, e quindi vi aspettiamo veramente numerosi e soprattutto uniti in questo Oltre il Tempo.